Lettura del Trattato sull'eresia neo-ariana del sacerdote Don Alessandro Maria Minutella. La preoccupazione di Don Alessandro Maria Minutella nel constatare come, dopo l'insediamento di Bergoglio, si siano propagate all'interno della Chiesa cattolica delle eresie così gravi e pericolose da minacciare la stessa sopravvivenza della fede cattolica, eresie che nessun sacerdote e prelato denunciava, questa santa preoccupazione lo ha spinto a prendere una decisa posizione, da un lato in difesa del vero cattolicesimo, demolito nei suoi punti fondamentali come il vero messaggio evangelico, il papato, il magistero, la dottrina, i dogmi, la teologia, la pastorale, eccetera, dall'altro per proteggere le pecorelle di Dio dai lupi, mascherati da agnelli, che dopo avere costretto Papa Benedetto XVI alle dimissioni e avere eletto un falso Papa a Bergoglio attraverso un complotto massonico, si sono insediati ai vertici della Chiesa per sovvertire e demolire il vero pensiero cattolico. Un santo zelo, dunque, ha spinto il reverendo Don Alessandro Maria Minutella a denunciare apertamente questo falso pontificato foriero di mortali eresie, e per il suo amore di vero pastore alla Santa Romana Chiesa e per la sua fedeltà al vero pontefice Benedetto XVI, ha subito e continua a subire la persecuzione dei vertici della falsa Chiesa e l'emarginazione e denigrazione dei media, assoggettati al diktat bergogliano, asservito al male. Da solo, tra il silenzio e l'apatia generale del clero, Don Minutella ha denunciato e combattuto valorosamente questa impostura, sostenuto unicamente dalla forza dello Spirito Santo e custodito dalla materna protezione della Santa Vergine Immacolata. Per volere del cielo, Don Minutella, riesce ancora a resistere in questa faticosa battaglia contro il male per la salvezza della Santa Chiesa? E per volere del cielo ha tenuto numerose catechesi e ha scritto libri in soccorso delle anime tragicamente ingannate e disorientate dall'impostura bergogliana, che induce con subdolo inganno alla perdizione eterna. Con pazienza e amore, attraverso le sue catechesi e i suoi libri, Don Minutella ha aperto gli occhi a tutti sull'attuale grave apostasia della Chiesa, smascherando con autorità sacerdotale e competenza teologica le eresie diffuse da Bergoglio e dal suo entourage modernista. Le tre principali eresie, principali per gravità, sono il neoluteranesimo, il neomodernismo e il neoarianesimo. Del neomodernismo Don Minutella ha parlato ampiamente per anni nelle sue catechesi, specificandone le caratteristiche. Nel capitolo che ora leggeremo, Don Minutella ci presenta un breve ma illuminante excursus sull'eresia bergogliana denominata neoluteranesimo. Questa eresia ha l'indebita pretesa di nobilitare ed esaltare la figura dell'eretico Lutero, intronizzato peraltro con una statua che lo rappresenta a San Pietro, elevandolo agli onori dell'altare come potenziale candidato alla beatificazione, quando invece è stato un traditore, un eretico, uno scismatico che ha calpestato e offeso con livore l'onore della Chiesa cattolica. Ricordiamo che Don Minutella ha scritto a riguardo un altro prezioso volume intitolato Trattato sull'eresia neoluterana, che mostra il vero volto di Lutero, omicida, suicida, eretico, lussurioso e blasfemo, e denuncia il tentativo luciferino della falsa Chiesa bergogliana di elevarlo all'onore degli altari per la deviazione del pensiero cattolico. Chi fosse interessato ai libri del reverendo Don Alessandro Maria Minutella può rivolgersi alla segreteria di Radio Domina Nostra,
al seguente numero 347-611-4667. Riprendiamo ora la lettura da pagina 53 del Trattato sull'eresia neoariana. Il tema di questa sera lo introduco perché ci vorranno diverse catechesi per approfondirlo. Questo tema è l'ultima eresia, il neoarianesimo. Impostiamo la questione. Anzitutto è l'ultima eresia propagata da quando Bergoglio è al potere della Chiesa, e dico al potere e non al governo, perché ribadisco il concetto per me ecclesiale che il governo è tenuto in mano da Benedetto XVI. D'altra parte, il munus petrino non prevede un'efficacia fisica come se fossimo in un'azienda. Non so se siete d'accordo. Non è che il Papa è l'impresario di un'azienda, per cui finché sta bene, finché ce la fa, riesce a governare e poi però si tira fuori. No, il Papa è il Papa della Chiesa Cattolica, della comunione dei santi. Quindi per me il munus petrino resta, nonostante tutto, nella persona pape, come si diceva una volta, nella persona fisica del Romano Pontefice. Dicevo, da quando c'è Bergoglio al potere, sono state consacrate delle eresie clamorose, che già da tempo sotterraneamente circolavano, ed è su quelle che vorrei si intervenisse. Non sul gettare fango addosso, ma non c'è niente da fare. Purtroppo i metodi sono quelli del diavolo: demonizzare, sovietizzare, condannare, andare addosso. La prima e la più clamorosa eresia che Bergoglio ha introdotto da quando dice di essere il Papa è il misericordismo. Cioè l'idea che Dio perdona senza esigere il nostro pentimento. Questa è una tesi assolutamente clamorosa, perché smentisce non solo il catechismo della Chiesa Cattolica, la teologia di tutti i secoli e il Magistero, ma perché smentisce clamorosamente lo stesso Vangelo. Nessuno, neanche il Papa, può andare al di là del Vangelo. Per esempio, quando Gesù perdona l'adultera, le dice: Dove sono? Nessuno ti ha condannata? E l'adultera, piuttosto impaurita, risponde: Nessuno, Signore. Ed è qui che Gesù mette insieme il perdono e l'esigenza della conversione, dicendo: Neppure io ti condanno, va, ed ora innanzi non peccare più. Giovanni 8:11. Dice Sant'Agostino: Misera et misericordia. Si trovano dinanzi Gesù Cristo e la peccatrice. Dunque ha ragione Bergoglio, perché qui c'è la misericordia, fino a questo punto lui con Casper e tutto il sinedrio bergogliano hanno ragione. Il problema è che poi Gesù aggiunge: Va e d'ora innanzi non peccare più. Giovanni 8:11. Quando Don Mauro Leonardi va a fare l'intervista a Luxuria, un transessuale famoso in Italia, gli ha chiesto se conosce la Madonna, se va in chiesa, e l'altro gli ha risposto: Sì, vado in chiesa, frequento la chiesa. E ha fatto quello che Bergoglio vuole. Cioè gli ha parlato di Dio che è amore, di Dio che è misericordia, ma si fermano lì, alla soglia dell'esigente appello della conversione. Per questo Sant'Alfonso Maria delle Liguori diceva che manda più anime in inferno la misericordia che non la giustizia di Dio. Questi poveri fratelli e sorelle che hanno questi disordini morali, esistenziali, spirituali, che lottano con strutture di peccato profonde, meritano il nostro appello alla conversione. Hanno diritto di sentirsi dire dalla Chiesa, come Gesù all'adultera: Neppure io ti condanno, va,
ed ora innanzi non peccare più. Ecco, non ti condanno, anzi ti abbraccio e ti stringo al mio cuore di padre. Così vorrei poter fare anch'io con queste anime, e spesso ho potuto farlo, ma poi bisogna anche, proprio perché le anime vanno amate con amore soprannaturale, dire loro, d'ora innanzi, rinuncia al peccato. Altrimenti non è più autentica carità, ma ideologia mondana. Del resto, il peccatore che vive nel peccato mortale è uno che sta male. San Tommaso d'Aquino definisce il peccato come carenza. Ecco, il peccatore ha una carenza cronica della grazia di Dio. Va aiutato a guarire, liberandosi dal peccato, non giustificandolo. È dura per tutti rinunciare al peccato. Perché il peccato è schiavitù, è prigionia del cuore, dell'anima e della mente. Per cui quando offri la misericordia e ti fermi lì, amici cari, voi vi rendete conto che il mondo non vedeva l'ora di sentirsi dire questo? Questa è la più grave eresia del pontificato di Bergoglio, il misericordismo. La misericordia di Dio prevede, esige, che ci sia un pentimento. Il pentimento conduce alla contrizione del cuore. La contrizione conduce al sacramento della confessione, nel quale, chiedendo perdono dei peccati, si fa il proposito con la grazia di Dio di non peccare più. Invece questo aspetto qui è stato volutamente del tutto trascurato. Ancora, San Tommaso d'Aquino ricorda nella questione 85 della Summa Theologiae che il peccato è una ferita che priva l'uomo della grazia e lo espone a quattro gravi conseguenze: la fragilità, l'ignoranza, la malizia e la concupiscenza. Com'è possibile, se non vedendo in ciò un ingresso di Satana stesso, che la Chiesa abbia deciso di rinunciare a predicare la conversione? Ci sono poi altre eresie di Bergoglio, che in questi 5 anni purtroppo si sono oramai assestate nella Chiesa e ormai vanno per la maggiore. Ne vorrei citare altre due, ma solo citare, perché altrimenti l'introduzione rischia di eccedere e non vado al tema. Queste due eresie sono il neoluteranesimo e il neomodernismo. Consideriamo il neoluteranesimo. Sentire Bergoglio dire che Lutero era un riformatore animato da buone intenzioni significa, figlioli cari, sovvertire del tutto la verità storica, distorcendola, come solo le grandi ideologie del male hanno saputo fare. Lutero, fino a prova contraria, è stato scomunicato da Papa Leone X perché si è tirato fuori dalla comunione della Chiesa. Lutero ha odiato la Chiesa, ha odiato la messa cattolica, promettendo di distruggerla, ha odiato il culto mariano, soprattutto il rosario, giurando di eliminarlo per sempre. Quanta analogia con la falsa Chiesa di oggi, e lo ha fatto. Attenzione, perché poi la medesima operazione viene applicata anche ad altri tipi di revisione storica. Io ho sentito con le mie orecchie Enzo Bianchi affermare che Ario non era altro che un prete che voleva sottolineare l'umanità di Gesù. E stava parlando del più grande eretico del cristianesimo. Evidentemente gli eretici tra loro fanno quadrato. Lo ha fatto dunque non perché in quel momento la Chiesa non pensava in modo cattolico, ma perché lui, con l'orgoglio di Satana che aveva dentro, ha portato via dalla Chiesa cattolica tutte le popolazioni transrenane. Lutero è stato un suicida. Si è dato all'alcol e ha condotto una vita da dissoluto, anche se parlava bene e incantava per la forza del suo carisma.
ma ha agito male e i frutti sono stati gravi. Com'è possibile presentarlo oggi come fosse un riformatore santo? E ci sono persino parrocchie che organizzano la Lutherweg, il pellegrinaggio sulle orme di Lutero. Poi, magari, le stesse parrocchie non si recano a Lourdes e a Fatima, visto che, come ha potuto dire Bergoglio, sono solo frutto delle visioni soggettive dei veggenti, e lui preferisce la Maria dei Vangeli. Ecco perché nel Catechismo di San Pio X si legge che Lutero ha fatto strage di anime. Il neoluteranesimo, già avviato nella stagione post-conciliare, in ragione di un falso concetto di ecumenismo, è approdato oramai alla più incredibile delle conseguenze, quella per cui la Chiesa cattolica, quasi in crisi di identità, si volge a Lutero come fosse la soluzione. È forse un caso che il 500° anniversario della Riforma abbia avuto maggior risalto e attenzione del centenario di Fatima? Che oggi la Chiesa guardi a Lutero come ispiratore di santità e boicotti l'appello materno della Santa Vergine, è quello che possiamo chiamare senza dubbio peccato contro lo Spirito Santo, che ha come conseguenza l'accecamento. D'altra parte, così facendo, si compiono le profezie. Non è stata forse la beata Caterina Emmerich che ha intravisto una chiesa stravagante che nel 2000 avrebbe accolto il luteranesimo e gettato via ciò che rimaneva di cattolico? Di fatto, l'establishment bergogliano sta battezzando la riforma luterana come una stagione di grazia, affermazione incredibile del vescovo Galantino. E così la Chiesa cattolica ha adesso riconosciuto che si è sbagliata nei confronti di Lutero. Il misericordismo è legato al neoluteranesimo, sono compagne di strada. L'altra piaga è il neomodernismo. San Pio X aveva condannato il modernismo come quella corrente di pensiero del mondo che entra nella Chiesa, nella teologia, nelle riflessioni delle verità della fede. Ma invece oggi vediamo che non solo il neomodernismo non viene condannato, ma addirittura viene persino incoraggiato e promosso. Poc'anzi ho letto di un teologo che ha detto che la croce di Cristo, quando Gesù dice: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua», non è quella dei santi che hanno abbracciato la sofferenza, il dolore. Capite? C'è tutto un paradigma che sta cambiando, ma il problema è che lo cambiano da questa parte in modo tale che non se ne accorga nessuno. Le masse non si accorgono perché vedono solo quello che la televisione propone. Il neomodernismo nega alla radice il tema della redenzione. La croce è soltanto un incidente imprevisto da parte di Gesù di Nazareth, che solo alla fine accetta. Per questo Enzo Bianchi può dire in una conferenza intorno al tema della passione di Cristo nel Vangelo di Giovanni che affermare che la croce rientra nel disegno di Dio è un'eresia. Ecco. Sovvertimento elegante e apparentemente innocuo del deposito della fede, col silenzio complice dei pastori. Dentro la Chiesa, in questa epoca di misericordia, vige una dittatura che mette paura ai preti. Vedremo però, amici cari, io sono qui, siamo tutti qui. Prima o poi la storia presenta il conto. Da che la verità è coestensiva all'essere e perciò si impone da sé. Vedremo come finirà in una chiesa bizzarra che battezza Lutero. Caterina Emmerich aveva profetizzato:
Poi vidi che tutto ciò che riguardava il protestantesimo stava prendendo gradualmente il sopravvento e la religione cattolica stava precipitando in una completa decadenza. Ed eccoci qui. E forse l'espressione più significativa la troviamo in San Tommaso d'Aquino quando dice che bisogna fuggire dal celebrare i sacramenti con gli eretici, perché i sacramenti vanno rispettati e perché il peccato di connivenza con l'errore è un peccato mortale. Sant'Atanasio, di cui sto rileggendo i trattati contro gli ariani, scriveva: Ario ha avuto l'ardire non solo di dire, ma anche di scrivere queste dottrine eretiche, e i suoi seguaci non esitano a ripeterle nel bel mezzo della piazza, non rendendosi conto di quanta follia contengono le sue parole. Non vedete voi oggi che quella piazza, quella agorà di cui parlava Sant'Atanasio, è riempita in TV, nei media, nelle librerie pseudo-cattoliche di libri e testi degli eretici bergogliani?